guess that'd be July then. Benvenuti a tutti, state assistendo a due antichi mestieri della tradizione popolare locale. Ecco, abbiamo il mestiere del maniscalco, che era quello che provvedeva a cambiare i ferri ai piedi degli animali,
che seguivano un tempo soprattutto per lavoro. E poi abbiamo il fabbro che sta riproducendo un disegno che è proprio in ferro per ringhiere o per degli oggetti che anche dal stare di letto eccetera che vengono realizzate presso le rispettive aziende. Allora abbiamo intanto Ciani che sta, vedete, ripulendo lo zoccolo dell'animale e prima gli ha tolto i ferri vecchi e adesso provvede a sostituirli con dei nuovi. Avete visto anche come ha realizzato il ferro, l'esilicutine, no? Attraverso prendendo una barra di ferro naturale e adattandola al piede dell'animale. Ecco, vedete adesso in questo momento sta togliendo il vecchio ferro dal piede e rimettere anche il nuovo. Ecco, invece i fabbri stanno provvedendo a modellare la barra di ferro e realizzare degli intrecci che poi, vedete, seguendo un disegno prestabilito, andranno a comporre. Adesso quando siamo qui nel greco faremo presentare i due artigiani che realizzano questo prodotto. Ecco, vedete che qui siamo nella forgia e la forgia è quella che fa scaldare il ferro per poi modellarlo in futuro. Il sistema della vecchia battitura era molto in uso nella tradizione locale perché faceva in modo di rendere il ferro molto più duraturo. Ecco, vedete che fino a che non raggiunge la dimensione giusta, il ferro viene continuamente rimesso sul fuoco e riscaldato per essere modellato nuovamente. Una forgia un po' più moderna, vedete? È una forgia che comunque va sempre viene alimentata a gas, no? Non più a carbone come questa, da quest'altra parte, e viene anche qui il ferro si scalda per essere modellato e seguire il disegno che vogliono loro.
Ecco, vedete intanto che il maniscalco sta preparando lo zoccolo, cioè toglie prima il ferro, ma poi deve ripulire tutta l'unghia e tagliarla in modo tale che il nuovo ferro deve aderire perfettamente. Vedrete che poi l'ultima operazione sarà fatta con il ferro caldo, infuocato, in modo tale che l'unghia viene proprio apparecchia in maniera tale da non aver nessuna interconnessione tra il ferro e l'unghia. L'arte del maniscalco e del fabbro sono due antiche tradizioni che fanno parte di una rivitalizzazione e rivalorizzazione di mestieri tradizionali. Io lavoro in un istituto regionale che si chiama CETRAV, un centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Val Merina, che si sta proprio occupando di valorizzare gli antichi mestieri, mestieri che sono stati in gran parte abbandonati. Vedete che in questo momento nel ferro vengono praticati i fori per i chiodi che andranno inseriti nello zoccolo del cavallo. E vedete quindi la preparazione del ferro è una preparazione molto particolare. Ecco, il ferro quando diventa rosso, ecco, si presta a proprio a modellarsi secondo il disegno che uno gli vuole dare. E quindi vedete che, ecco, come vengono praticate anche i fori per mettere i chiodi. Ecco, sia i fratelli Moretti che Ciani provengono
da antiche aziende locali che per generazioni hanno svolto questo mestiere. Ecco, vedete pian piano che i ferri che usano i fratelli Moretti cominciano a prendere la forma voluta dal disegno e nel giro di poco tempo si realizzerà quella struttura che dovrebbe essere una ringhiera, credo. Ringhiera? Ecco, osservate bene la ringhiera dei fratelli Moretti. Ecco, questa è veramente un'opera unica, perché quando l'opera è fatta da un artigiano non ha uguali, e quindi è anche un'opera d'arte, oltre che essere un oggetto di uso normale, ma è anche un'opera d'arte perché è realizzata esclusivamente tutta a mano. Ecco, vedete come riescono a preparare tutti i pezzi che poi assembleranno tutti insieme per realizzare questo manufatto, che serve, può servire per qualsiasi cosa, anche per una casa, ma vengono fatti anche molti lavori. Ecco, vedete come il ferro scaldando prende la forma voluta. Ecco, vedete, nel frattempo Gianni sta pareggiando lo zoccolo, sta togliendo l'unghia in eccesso, no? Perché quella è l'unghia degli animali, quindi sta togliendo tutto quello che c'è in più, la porta a un livello tutto uguale, e poi ci vedremo fra poco che ci applicherà il ferro, in maniera tale che viene anche diciamo modellata col fuoco del ferro. Ecco, ma state tranquilli che l'animale non sente nessun dolore, perché brucia soltanto l'unghia e all'animale non lo avverte nemmeno. L'unghia è morta, certo. Il ferro è pronto, va temprato in acqua, ecco, poi viene applicato nello zoccolo. Vedete? Quel ferro è infuocato, brucia i residui dell'unghia in eccesso. Yeah, that's
adesso lui sta adattando il ferro proprio alle dimensioni dello zoccolo. Eccolo, il ferro è ancora infuocato e quindi brucia tutto l'eccesso dell'unghia, cioè l'unghia è morta, come giustamente ci ricordavano, e come quando noi tagliamo la nostra unghia e non sentiamo alcun male, e così anche l'animale non sente alcun dolore. Ecco, nel frattempo i fratelli Moretti continuano nella loro opera e vedete che usano anche delle guide per realizzare, no, il loro prodotto, ecco, e lo adattano al disegno che già hanno predisposto, e quindi modificano il ferro a seconda di quello che devono realizzare. Ecco, vedete le due diverse tipi di forgia, la forgia che è realizzata con il carbone, quindi viene carbone, questo è il carbon cocker, ma può essere utilizzato anche il carbone vegetale, e quell'altro invece che è diciamo sempre a gas, ma è una forgia più moderna che fa scaldare il ferro senza altro combustibile. Sta preparando anche i chiodi, perché nel momento in cui viene applicato il ferro allo zoccolo deve essere chiodato allo zoccolo per essere più resistente. Adesso vedete che si sta procedendo a chiodare proprio il ferro allo zoccolo con dei chiodi particolari che sono sempre una volta venivano anche questi realizzati dal manufatto direttamente.
queste sono le scarpe dei cavalli, perché se non portassero queste, quando camminano soprattutto per sentieri truccolevoli, il loro zoccolo si consumerebbe con una certa facilità. Invece il ferro non consente che lo zoccolo si consumi. Ecco, vedete sempre la preparazione dei buchi per mettere i chiodi. Nel frattempo i fratelli Moretti continuano il loro lavoro, quello di assemblare insieme vari pezzi e realizzarli soprattutto, perché vengono realizzati prima e poi assemblati secondo il disegno voluto. Queste lavorazioni che sono antiche lavorazioni artigianali che ancora si possono trovare andando a visitare questi nostri luoghi e andando a scoprire i luoghi dove questi ragazzi lavorano. Ecco, sono per la verità sono rimasti molto pochi quelli che ancora realizzano questi manufatti noi esclusivamente a mano, ma qui da noi è facile trovarli. Ecco, vedete come viene sistemato lo zoccolo al piede, ecco, sempre con l'applicazione di chiodi. Durante il corso dell'edizione di questa sagra sono stati presentati diversi altri mestieri, soprattutto quelli più importanti della nostra zona, che è quello del norcino, l'abile manipolatore delle carni di maiale, e poi quello del casaro, che è la persona che sa trasformare il latte in formaggi e ricotte. Ecco, e oggi invece assistiamo
queste lavorazioni del papro e del maniscalco, che un tempo erano spesso anche legate tra loro e svolte anche da una sola persona. Ancora no, ecco. Però intanto sta preparando il ferro per l'altro. Ecco, queste operazioni vengono fatte diverse volte all'animale, perché anche il ferro, intanto quando viene fatto una strada un po' strucciolevole, anche i ferri si consumano, quindi dopo un po' di tempo si possono anche allentare con i chiodi e quindi è bene sostituire. Vediamo che anche l'opera dei fratelli Moretti sta prendendo la forma voluta, procede esteticamente, vedete come vengono realizzati tutti i riccioli, realizzati esclusivamente utilizzando solo il martello e l'indugine. Ecco, oltre a questi antichi mestieri del papro, del maniscalco, del norcino e del casaro, è stato presentato anche un altro antico mestiere che ormai è quasi scomparso, è quello della lavorazione delle lime e delle raspe, che un tempo era molto florido a Cellano e nelle sue frazioni. Ecco, addirittura c'era una cooperativa che provvedeva a piazzare sul mercato tutti i prodotti che venivano realizzati anche quasi tutte le famiglie, esclusivamente utilizzando un ceppo, e quindi
uccidendo questi ferri che stanno a diventare minerali. Ecco, quindi ieri è stato presentato quel mestiere della lavorazione delle mine generate. Ecco, intanto vediamo che i nostri artigiani continuano nella loro opera e quindi vediamo come viene preparato lo zoccolo dell'animale e dove viene inserito il ferro caldo in modo tale che tutto il sistema lunghia in maniera perfetta, la levica in maniera tale che il ferro possa aderire perfettamente allo zoccolo. Ecco, il ferro che viene posto allo zoccolo del piede del cavallo viene proprio fatto su misura, quindi viene allargato o stretto a seconda di come è lo zoccolo. Ecco, intanto vediamo che l'opera d'arte dei fratelli Moretti sta prendendo la sua consistenza, i ferri sono quasi tutti pronti, basta ormai gli ultimi e poi verranno assemblati tutti insieme. Thank you.
Ecco, vedete che ormai anche il secondo ferro ha preso la giusta consistenza e quindi tra poco si procederà anche alla, al suo inserimento con i chiodi nello zoccolo. Ecco, intanto vediamo che si sta preparando un altro ferro per sostituire anche gli altri. Ecco, i vari ferri per essere modellati hanno bisogno di essere scaldati prima di essere portati sull'incudine, quindi vengono portati fino a che non diventano rossi, quindi a un grado elevatissimo di temperatura, e poi vengono forgiati a secondo il sistema voluto. Ecco, le forge per scaldare i ferri sono di due tipi, vedete qui sulla mia destra vedete la forgia a carbone, ecco, invece da quest'altra parte abbiamo invece la forgia alimentata a gas. Vediamo che i fratelli Moretti stanno completando tutti i pezzi per il disegno che avevano predisposto, quindi adesso faranno ecco, gli ultimi pezzi e poi procederanno ad assemblare. Vedete intanto come viene rotto il ferro, come si tolgono i pezzi in più, sempre con un sistema molto artigianale, molto tradizionale. Ecco, prima di terminare l'opera facciamo presentare gli artisti di questo abbiamo Gianni che ci presenta da solo. Buongiorno a tutti, Gianni Vincenzo è da generazioni che fa questo lavoro, ha ereditato un'azienda di famiglia e continua a portarlo avanti.
ecco, chiamiamo anche i fratelli Moretti a presentarsi e a salutare il pubblico che ha assistito per tutto il tempo. Buongiorno, siamo i fratelli Moretti, io sono per Gianni e Walter. I due fratelli Moretti hanno un'azienda qui a Norcia e continuano tutti i giorni a fare questo lavoro. Ecco, non è solo per una dimostrazione, noi abbiamo far vedere anche come si realizzano queste opere, ma le opere vengono realizzate giornalmente nel loro laboratorio. Sta preparando lo zoccolo per applicare il ferro, sta togliendo tutte le imperfezioni che sono rimaste in lunghia e adesso sistemerà anche questo secondo zoccolo. Adesso con l'applicazione dei chiodi si sta fissando definitivamente il ferro all'unghia dell'animale. Dell'opera dei fratelli Moretti, vedete tutti i pezzi sono stati sistemati, adesso ecco, verranno assemblati tutti insieme. Thank you.
e che vedete come viene applicato il ferro al piede della nave, ecco questa sorta di scarpa per il cavallo, ecco, viene fissata con i chiodi direttamente all'unghia. Però ti volevo dire, ma a te te lo voleva dare, però non l'hai preso, perché sennò l'avevamo successo sul tavolo. No, guarda che sei un artista. Spegni, vedi come fa questo, bella in vediamo tutti gli attrezzi che usa Ciani per sistemare lo scioccolo. Vedete, anche si aiuta anche di questo ferro per far appoggiare il piede. Ecco, una volta c'era un attrezzo proprio in ogni paese che serviva proprio per ferrare gli animali. E venivano ferrati non solo i cavalli e i muri, ma anche i buoi e le vacche che servivano per lavorare la terra. Ecco, quindi ogni paese aveva questa sorta di macchina che serviva a inserire l'animale per far ritardi i ferri ai piedi. Anche i capri stanno facendo gli ultimi ricocchi ai loro pezzi, ai loro riccioli, che verranno poi tutti assemblati per formare una ringhiera. Grazie.
ecco, i loro opere sono veramente delle opere d'arte, delle opere uniche, perché nessuna sarà uguale all'altra. Noi siamo abituati a comprare le cose ormai che vengono fatte in serie, ma qui potete vedere come vengono realizzati questi pezzi unici, uno con l'altro. Ecco, vedete adesso la doppia battitura che serve per aumentare la resistenza del ferro. Ecco, la doppia battitura è un'antica tradizione che veniva utilizzata da tutti i fabbri e da tutti i manuscalchi proprio per aumentare la consistenza, la resistenza del ferro. Vedete come da una semplice barra di ferro si possono realizzare questi manufatti proprio grazie all'abile lavoro delle mani e delle esperienze accumulate nel tempo e grazie anche ai saperi che sono stati trasmessi dalle generazioni passate. Importante è anche questa la tempra che viene fatta al ferro, vedete che sempre sia il manistacco che il padro hanno vicino un secchio di acqua fredda, in modo tale che questo cambio repentino della temperatura al ferro fa aumentare anche la resistenza del ferro stesso. Ecco, i fratelli Moretti hanno completato l'opera. Facciamo un bel applauso. Ecco, un altro applauso lo facciamo anche a Gianni Vincenzo che ormai ha sistemato i due zoccoli. Ecco, sta facendo gli ultimi zoccoli, quindi facciamo un bel applauso anche a Gianni.
Ecco, noi vi ringraziamo della vostra presenza e vi aspettiamo per il prossimo anno ad ancora nuove dimostrazioni. Grazie.